E le ciurme, insomma, siete ben ritrovati qui su Expeditions Rome. È davvero tantissimo tempo che non lo apro e niente. Allora, eravamo qua che stavamo andando a esplorare robe mentre la guarnigione si stava spostando. Stavamo per ricevere un attacco. Stavamo per ricevere un attacco. No, abbiamo comandato l'attacco. Sì. Ok. Allora, loro ci hanno fatto del danno e delle cose. Vediamo un attimo. Allora, questo è un cavalli e catapulte. Questo è piuttosto, mi sa, però. Direi che andrei con Gaius Serpinius. Sistema anche quello e ci alza di uno il cavallo, dai. Aia. How should we position the troops? Ci fa perdere il discorso della catapulta, ma ci aumenta cavallo e scudo. È l'unico che ci fa guadagnare qualcosa, per cui direi questo qua. Extended line. Oh, vedi un po' altro. Adesso almeno non divento sordo. Spero che voi non diventate sordo. No, ma teoricamente non dovrebbe essere troppo alto. Ehi, ci hanno abbassato di 2. Questo prova abbastanza a sistemare. Anche questo in realtà. Porta su di uno il cavallo. Sì, dai, andiamo con carica. Pensa che dovremmo spendere un sacco di altri soldi per riportare la legione al massimo delle truppe. Poi stiamo andando abbastanza bene, dai. Tapperi? Meno 3? Dobbiamo tamponarlo per forza un poco. E se no il morale è cattivissimo. Cioè, almeno così perdiamo 50, ma non abbiamo il malus al morale. Che il malus al morale è quello che mi preoccupa un pochettino di più. Pensa che non c'è più quel mezzo cheat. Lasciare il tizio costantemente là al bagno aumentava il morale delle truppe. Ce l'abbiamo comunque la cosa del morale, eh sì. Andrei con questa. Però perdiamo 5 di morale, è tantissimo perdere 5 di morale. Sembrava il top invece niente. Infatti abbiamo perso 5 di morale. Abbiamo preso 10 di esperienza, ma 5 di morale perso non è mica bello. Perso 777 di manpower. Penso peggio. Allora, abbiamo adesso la pacification. Devo andare a parlare con Primus Pilus. Ok, intanto mi sto andando là, per cui. Mi sto andando qua a fare delle cose, no? Ok, quindi adesso dobbiamo ritornare dove è accampata qua, eh.
No. Dove che è accampata? Qua. Il volume è troppo basso. Prima è troppo alto, adesso è troppo basso. Allora entriamo, vediamo un attimo la missione di pacificazione. Tra l'altro trovo un po' tedioso tutte queste cose qua di pacificazione alla lunga. Cioè, la parte bella dei giochi era la storia, per cui perché tutte queste impicci nel mezzo, no? Allora. Abbiamo acqua, vediamo un attimo tra l'altro se il mercato ci dà belle cosine. No. Allora, vogliono. Hanno pochi schiavi e hanno tante medicine. Pochi schiavi posso vendergliene un po' forse. Ma non ha denari, no. Per 40 denari cosa vuoi che facciamo? Allora, devo parlare con il primo Spirus. Va bene, ma qua. Dobbiamo replenish capperi. Vabbè. È necessario. Salve, Domine. Salve, Domine. Abbiamo degli upgrade importanti da fare? No. Non abbiamo sbloccato niente. Questo dovrebbe essere tutto a posto, perché avevamo già controllato tutte queste robe un tempo. Ah no. Ho finito di fare delle robe. Ottimo, ottimo, un sacco di pilum. Sì, vabbè, outpost management non mi frega niente. Quest va bene, dobbiamo parlare prima Spirus. Party management, inventory, abbiamo un sacco di roba nuova, va bene. Allora io darei dei pila a chi non ce l'ha. Tutto l'ho acceso. Sì, ci sta, allora. Le bende servono sempre, toglierei l'acqua magari. Le bende e il fuoco, va bene. Bende, bende, bende. Vabbè, lui togliamole allora, diamogli dei pila. Ma tanto, io ne ho tre, ma perché loro ne hanno solo due? Boh. Forse serve un upgrade. Vediamolo anche a Deianeira. Vabbè, lasciamo l'acqua perché l'acqua potrebbe servire. Togliamo le bende, lei che magari è un po' distante. E diamoli a uno dei tizi, tipo questo. All quiet together, surely. E tra l'altro mi pare di aver visto che ci mancano delle cose da rifornire, per cui andiamo a pigliare un po' di replenish di quelli gratis. Qui. E free. Ok, all'outpost management rimettiamo il tizio a rifornirci. Speculator tent. Ce n'era uno con la bomba, vero? Da qualche parte? Sì. Lui, 352 ore. Va bene. Intanto parliamo con lui. Sì, dice che praticamente che le cose saranno più complicate perché non è l'Asia Minore. Africa was under Roman control before, but the natives will not appreciate the more firm hand that wartime requires. E dice che effettivamente gli africani non, cioè quelli della provincia d'Africa, dell'Africa non saranno contenti di avere una, cioè Roma con un But I'm pugno più afraid you may forte. once more need to take care of certain situations personally. Ok, ci sarà bisogno di occuparsi di alcune cose personalmente.
Capisco, fatemi sapere se c'è una situazione del genere. Remember, Legate, until we take care of any such disturbances, we won't be able to control any territory we have captured. Va bene, ci ripeti che non possiamo controllare i territori finché non risolviamo queste cose. I think the locals are gearing up and getting ready to attack us. Our scouts have seen small caravans headed to a stockpile. Stanno indirizzando delle truppe a un magazzino. Weapons, most likely. Let us burn it all to the ground before they can stage more attacks. Probabilmente stanno... Scusate, raccogliendo delle armi, allora consiglio di bruciare tutto. Va bene. Their stockpile should be our priority. I don't think they will resist too much once their precious weapons are already locked. Our way, Legate. Sono d'accordo. Va bene. Ci ha detto dobbiamo andare a fare questa missione, quindi di bruciare le, il magazzino di armamenti, eccetera. If you ask me, I think the Legatus and his men killed Lucullus. Shut up, you head. Think about it. What better? Non l'abbiamo ucciso noi. C'era un tizio che diceva a caso, boh, che l'avevamo ucciso noi. Allora, dov'è che dobbiamo andare quindi per la missione di pacificazione? Qua. Probabilmente possiamo andare... No, perché il settore non è pacificato, ok. Ma, no, aspetta un attimo. Ma la regione può fare altre cose, tipo... No. E... Non c'erano delle altre robe di cui occuparsi. Qua costa 50, ma ci dà un sacco di provviste. Anche no. E qua sotto invece abbiamo delle robe. No. Beh, se andiamo a pacificare altro dovremmo poi avere abbastanza provviste per far cose. Non ho letto cosa è successo. Allora... Togliamo Iulia come i vecchi tempi e poi prenderei gli altri. Aspetta, questo è? Ah, ok, non posso... Sì, è giusto. Mi sa che dobbiamo mettere un po' tutti gli altri. Ah, però... No, ho messo quelli di livello più basso, perché? Facciamo così. Perché hanno livello solo 7? Perché sono scarso. Vediamo se riusciamo a risolvere facilmente questo coso, se no mi sa che dovremmo splittare il video o comunque farne un altro. Ah, ok, dobbiamo distruggere 7 affari prendendo delle torce. Sono tantissimi loro? Mi sa di sì. Allora. Allora. No, non cade lui. Una cosa da due? No.
Oh, farei che fare così. Dai, non è andata male. Adesso sta lei. Che metterei qua con un interrupt. Allora, apro solo un po' la situazione perché qua sennò rimango bloccato, mi sa. Prendi la torcia. Anche tu prendi la torcia. Vai là dietro. Danke. Aia, le prendono anche loro le torce. Non ci piace, non ci piace. Ecco appunto. Aia, non la vedo bene. Yura Kaleda comunque sta tirando un botto di frecce. Il fatto è che qua non ho nessuno che lo possa curare, forse. Quando a lui forse togliersi l'arma... Vediamo se riesce a fare così. Questo è flanked. Buono. Ma non ci arriva comunque laggiù. Vedo che è la roba da bruciare. Ah, là. Ci arriva? No. Potrebbe avere del movimento per arrivarci, forse. Vediamo. Bene. E questo lo manderei qua, perché è vero che no, quello non ci arriva. Quindi sono 7, 1, 2, 3, 4. 4? Ma forse alcuni di questi contano multiplo? Tipo qua c'è molta roba, magari conta come 2. Yulia. Yulia si prende la bruciatura se passa di là. Perché non ne abbiamo messo uno con l'acqua? Adesso dobbiamo aspettare o pigliarci il danno. Tu prendi la torcia intanto. L'interrupt quanta area di azione ha? Un po', ma non tantissima. Dobbiamo provarci. Aia, e invece. Cioè, quasi più comodo tenere in anti-interrupt che non in attaccare. Allora, tu... provaci e niente. Sì, non ti preoccupare, Yulia.
Allora, tu vai su questo. Perfetto, tu. Questo. Ok, quelli stanno bruciando per bene. Quelli laggiù non ci arriverò mai da qua, no. Infatti. Spero che non arrivino altri rinforzi. Provo a mandare lui di qua. A prendere un'altra torcia. C'era ancora di uno, ma non ci arriva là, no. Chi è ancora con movimenti? Julia. Farei di uno un interrupt quasi quasi. Però quanti rimangono dei loro? Uno mezzo andato e un arciere nascosto. Penso che arriva altra gente, eh. Breve. Ah no, questo è ancora in piedi. Ma vai così. E poi facciamo un... No, facciamo un interrupt. Coazione gratis. Ah, ok, si è ripigliato questo. Benissimo. Allora, questo... Non volevo, non volevo. Ormai è andata, per cui... Ma tu prendi il tuo arco, riesci a... Sì. Allora, tu... Vai qua, please. E... Chi ti rimane? Ci rimane questo. Che deve avvicinarsi. Aia, c'era un tizio. E quindi mi sa che ce ne sono altri anche di là. Andata. Muoviamo in qua. Sì, l'episodio sta durando un po' di più, ma... Ma come si è ripigliato? Di nuovo? Se si è ripigliato me l'ha anche seccato, che capperi... Sono tantissimi, dai, no, non è possibile. Ancora. Devo andare a ritirare sul tizio. Beh, ok. Direi comunque che visto che sono già 24 minuti,
prevede che durerà ancora a lungo. Preferirei interrompere qua. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.